Da programma TV partito su Telesveva nel 2012 ad etichetta discografica, mantenendo sempre lo stesso obiettivo, coltivare talenti musicali. Radioattivo, quel pianeta immaginario abitato da creature che amano la musica e necessitano di emozioni per sentirsi vivi, è un sogno che ancora oggi continua a sostenere la cultura musicale sul territorio pugliese e non solo. Da circa 2 anni lo fa anche nelle vesti di etichetta discografica Radioattivo Music. Tra le giovani promesse lanciate c'è Francesca Bellino, talentuosa cantante originaria di Barletta, che a luglio scorso ha lanciato il singolo Io vado avanti, inedito, scritto da Michele Marmo e Carlo Palmas. Un brano frizzante e carico di energia, con un messaggio positivo: credere in se stessi e seguire la propria strada nonostante tutto e tutti. Io vado avanti è nato, diciamo, grazie a soprattutto Michele, il mio insegnante, che è una valvola, è stato come una valvola di sfogo, che poi è diventato un vero e proprio testo di una canzone, di un singolo, appunto Io vado avanti. Il messaggio è appunto di andare avanti, sempre e comunque, e adesso da 6 anni sono a Milano, studio, lavoro e appunto andando avanti ho ottenuto ciò che volevo e continuo ovviamente a studiare. L'energia di Francesca Bellino si sprigiona anche attraverso il ballo, altra sua grande passione, oltre il canto. Nel video musicale, prodotto dal Cantiere Film Produzioni, le coreografie sono curate da Cinzia Ceglie. Diciamo, quella è stata la mia prima passione, quindi quella della danza, poi subentrata quella del canto e della recitazione. Infatti sono una musical performer a 360 gradi. Quella della danza è stata appunto la prima passione, quella che mi ha fatto nascere il tutto. È stata una cosa che è entrata nel video, è fortemente voluta da me e da, appunto, dal mio insegnante, spinta anche da Michele, e abbiamo appunto unito il tutto, le mie due passioni. E mentre Io vado avanti ottiene numerosi consensi, Francesca Bellino a breve lancerà un nuovo singolo. Per Radioattivo Music invece sono in arrivo nuove produzioni con altri giovani artisti. Farsi spazio in ambito musicale non è semplice, ma per Francesca, con volontà e tenacia, tutto è possibile. È possibile, però bisogna essere testardi, crederci sempre, continuare anche nonostante i no e tutto. E bisogna continuare, appunto, andare avanti e non fermarsi mai.